Tornato all'aria che tira, epidemiologo a capo della task force sanitaria per l'emergenza coronavirus in Puglia, ci aiuti a interpretare queste parole. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, parla al mondo del mondo e quindi non necessariamente si riferisce a paesi come il nostro. Ma sicuramente quel discorso non era diretto né all'Italia né all'Europa, è un discorso globale e l'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto preoccupata per il fatto che oggi il virus stia riprendendo forza proprio in quelle aree del mondo in cui i sistemi sanitari non sono preparati, in cui non c'è un sistema sanitario pronto alla risposta e soprattutto alla mitigazione di quella che può essere un'ondata pandemica. Guardate il Sud America e poi si è molto preoccupati ovviamente anche per l'Africa o per grossi subcontinenti come il subcontinente indiano. Parliamo di centinaia di milioni di persone che in questo momento rischiano di avere l'ondata pandemica. Quindi questo messaggio è un messaggio di cautela, ma che in qualche maniera vorrei che venisse anche ripreso alle nostre latitudini, ovviamente con altri toni e con altri significati, ma anche noi dobbiamo ragionare in termini di prudenza e di cautela. Dottore, veniamo proprio alle nostre latitudini, perché lei parla di un'ondata che si sta spostando verso l'altro emisfero. Ieri noi abbiamo calcolato, e lo diciamo con tutta la prudenza che si deve nel commentare dei dati quotidiani, 6 morti e 126 nuovi contagi. Dei livelli del genere, per arrivare ai livelli del genere dobbiamo ritornare agli ultimi giorni di febbraio. Possiamo dire invece che per noi il peggio è alle spalle. Allora, per noi l'emergenza sanitaria è passata, però ecco, quello che dobbiamo spiegare, e spiegare bene in maniera che poi i messaggi che diversi commentatori fanno non sembrino dei messaggi in contrapposizione. È passata l'emergenza sanitaria, ma è passata perché c'è stato un intervento, non è che è passata da sola. Cioè, noi oggi possiamo osservare questi numeri perché abbiamo avuto un forte intervento di prevenzione. Questo intervento preventivo oggi è ancora più importante di ieri perché dobbiamo appunto prevenire una nuova ondata, dobbiamo prevenire una riaccensione del virus. Ecco perché noi dobbiamo proprio in questo momento ragionare in termini di investimento, non di disinvestimento. Cioè non dobbiamo sollevare e lasciare quello che è stato fatto, ma anzi dobbiamo investire ancora di più per prevenire una eventuale seconda ondata che, se interveniamo, non avverrà. Se Ma investiamo, non avverrà. la domanda che io le voglio porre è questa, perché noi ascoltiamo gli esperti che, come lei, intervengono e ci danno indicazioni dall'alto della loro preparazione e tanti dicono che questo virus si è indebolito, la carica virale è così bassa che in molte situazioni non genera nemmeno contagio. E questo è assolutamente corretto, proprio perché ci troviamo in una fase di coda di una circolazione epidemica. Ora, un ragionamento molto semplice è basta pensare a cosa ha portato all'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria è stata causata dalla circolazione di questo virus indisturbata per almeno 3 mesi. Noi sappiamo che il virus era nel nord Italia, presente probabilmente fine novembre, inizio dicembre, ne abbiamo le prove. Lasciando questo virus libero di correre, nel giro di 3 mesi crea un'emergenza. Ecco cosa dobbiamo fare. Non dobbiamo lasciare questo virus libero di correre, altrimenti dopo 3 mesi di libera circolazione si creerà una nuova emergenza.